Mariana Rizzo, Luigi Dei, Vincenzo Grassi, Sebastiano Faro, Gaetano Viciconte, Leonardo Focardi, Leonardo Basilici, and Abigail Rupp to please come up onto the stage. So it's an entire table moving. So you'll find a handheld mic for each of you, and so you can either pin it onto your lapel or speak holding it if, that, if you're more comfortable doing so. So, I think what we'll do is we'll stick to the order of the speakers we see up here, and I believe you're representing the mayor. Yes. So. Buongiorno a tutti, sono Cecilia Del Re, assessora allo sviluppo economico del comune di Firenze e sono qua a portare i saluti del sindaco e dell'amministrazione. È con vero piacere che oggi introduco i lavori della Global Pound Conference Series 2017, nell'unica tappa italiana di una serie di eventi che hanno toccato altre importanti città, da New York a Singapore, e che si concluderà poi a Londra il prossimo mese. Sono onorata di fare questi saluti a nome della città e del Sindaco Nardella che vi accoglie in questo splendido teatro. Ora siamo tutti qua su questo palco, siamo tutti protagonisti di questo evento, eh, che ospiterà un serrato e spero proficuo confronto tra i migliori esperti dell'Istituto della Mediazione e della Mediazione Internazionale. E sono onorata di farlo principalmente per due motivi. Il primo perché questo tema sarà trattato da più punti di vista, data la contemporanea presenza come relatori di autorevoli giuristi accademici, giudici, avvocati, arbitri, mediatori e anche parti in conflitto. E il secondo perché Firenze è l'unica città italiana coinvolta e credo di poter dire che lo sia non solo per la sua antica vocazione, fino a partire dal, dal Medioevo, nell'utilizzo delle figure di mediatori capaci della risoluzione delle controversie commerciali ma anche per quello che Firenze, con tutti gli enti che oggi qua noi stiamo rappresentando e rappresentiamo, ha dato su questo campo, il campo della mediazione, della risoluzione alternativa delle controversie. Ecco, tutti, dal Tribunale di Firenze all'Università, alla Camera di Commercio, all'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti, al, al, C al CNR, all'Istituto Europeo, tutti davvero abbiamo contribuito, hanno contribuito a, a sviluppare questo tema e quindi li ringrazio a nome della città per il loro lavoro e per la loro determinazione. Oggi, come allora, infatti Firenze crede ancora che per la crescita economica, ma non solo, sia necessario un ulteriore sforzo di riflessione. E grazie anche alla nostra Camera di Commercio, che è la prima pubblica amministrazione in Italia ad aver creato una struttura, la Camera Arbitrale Unitaria, possiamo dire di aver tutte le credenziali per poterci presentare a questo appuntamento. Siamo consapevoli infatti che una giustizia lenta o peggio ancora bloccata possa essere un freno all'economia ed è per questo che assume importanza l'istituto della mediazione che consente di gestire i conflitti commerciali, nazionali e internazionali con il giusto approccio. La modernità ci ha infatti consegnato un sistema giuridico volto a vedere risolti i conflitti di interessi in soli due modi, o con l'accordo spontaneo delle parti e quindi con una transazione. Oppure con il giudizio formalizzato di un terzo imparziale, giudice d'arbitro. Ma tra queste due soluzioni vi è uno spazio sociale ed economico considerevole, del quale per molto tempo non si è preso coscienza, o con altro modo di dire, non ci si è resi conto della mancanza di uno strumento giuridico che permettesse di aiutare le parti a coltivare quella auspicabile possibilità di accordo che da sole non riuscivano a cogliere. Oggi per fortuna la situazione è cambiata, sta cambiando e quindi l'affermazione dell'Istituto della Mediazione a livello tanto interno quanto internazionale tende a colmare quello spazio indicando così la via per un altro modo di decidere, intendendo per decisione pure l'accordo concluso con l'assistenza di un terzo imparziale. Non mi soffermo sui numeri della mediazione sui quali si soffermeranno gli altri, magari enti che interverranno a presentare le loro salute e sui quali poi vi soffermerete pure voi. Ma sono numeri importanti quelli che la mediazione anche a Firenze ha raggiunto e che devono far riflettere sulla necessità di proseguire sulla strada di questo aggiornamento legislativo che tanti buoni frutti ha già mostrato di dare. Occorre cioè che imprese, anche gli operatori della giustizia, siano ulteriormente sensibilizzati a indirizzarsi verso queste misure alternative per definire in tempi rapidi e certi le controversie. E prima ancora di una rivoluzione legislativa, si tratta anche di un cambiamento culturale e di una diversa predisposizione mentale dei vari soggetti che operano in questo campo. Sarà quindi sicuramente interessante ascoltare i vari interventi, ma sarà ancora più significativo analizzare poi a riflettori spenti, specie per me, Assessore allo sviluppo economico, la percezione che gli operatori economici della nostra città e non solo avranno avuto della possibilità che viene data a loro di dirimere in modo diverso i contenziosi. Buon lavoro davvero dunque a tutti e buona permanenza a Firenze. Buongiorno a tutti, sono Marilena Rizzo, Presidente del Tribunale di Firenze e sono qui a portare i saluti dell'istituzione che rappresento e che è stata e sarà un partner convinto di questa manifestazione. Il Tribunale di Firenze crede molto nella mediazione e di fatti è in atto diversi progetti in questo senso e eh, vede con grande favore questo mezzo alternativo delle risoluzioni dei conflitti anche in una luce educativa alla legalità. Vedrete che alla fine di questa giornata proficua di studi e di scambi di esperienze ci sarà uno spettacolo. Spettacolo che è stato realizzato in base a un libro che ha scritto un presidente di sezione del mio tribunale, la dottoressa Breggia, che eh, tratta proprio l'argomento della legalità, della mediazione, del rispetto delle regole. Quindi per noi è un evento importante anche perché è, è, un, è un evento che... Ha un'incidenza sull'educazione alla legalità. Quindi ringrazio tutti voi per la presenza e auguro a tutti buon lavoro. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Eh, mi fa molto piacere porgervi il saluto e l'augurio di buon lavoro dell'Università degli Studi di Firenze. La vostra Global Pound Conference Shaping the Future of Dispute Resolution and Improving Access to Justice è un'occasione assolutamente interessante e stimolante e perfettamente, credo, calata nella nostra contemporaneità. Permettetemi un richiamo al fatto che la giustizia è uno dei sei cardini della Carta dei diritti dell'Unione Europea insieme a dignità, libertà, cittadinanza, uguaglianza e solidarietà. Allora l'accesso alla giustizia diventa un diritto fondamentale di tutti i cittadini, non solo da tutelare ma da promuovere con ogni mezzo. Non è un caso che una delle sessioni pomeridiane della vostra conferenza sia proprio a questo tema dedicata. È interessante notare come l'intera conferenza ruoti intorno alle aspettative degli utenti, alle loro richieste di nuovi, più efficaci e tempestivi sistemi di risoluzione delle controversie. Il tema della mediazione e dell'adozione di strumenti innovativi che, da un lato, agevolino l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini e, dall'altro, lubrifichino tutti i meccanismi di risoluzione delle controversie, sta diventando una grande sfida della società contemporanea ad alto livello di complessità. Dove anche il diritto dovrà trovare con intelligenza e fantasia nuovi sentieri che gli consentano di interpretare appieno i bisogni emergenti dalle società in costante e turbolento movimento. Auguro a tutti voi una bella e stimolante giornata, un proficuo proseguimento nei vostri studi e nelle vostre professioni, e buon lavoro. Grazie. Signore e signori, gentili autorità, buongiorno. Io sono molto grato di essere stato invitato qui. Il mio nome è Vincenzo Grassio, sono il segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze e vi porto quindi il saluto del nostro presidente, ma anche dell'intera comunità di ricercatori e di docenti eh, del nostro istituto. Il nostro è un istituto europeo, transnazionale, ma anche fiorentino ed è ben contento di esserlo perché non soltanto noi siamo ospitati in luoghi meravigliosi, ma anche perché quando l'Unione Europea ha deciso di dare una dimensione anche accademica e culturale al processo di integrazione, non a caso ha scelto Firenze in quanto capitale internazionale della cultura, dell'educazione e della conoscenza. Ma la mia presenza qui oggi non è solo rituale, è anche sostanziale, perché il nostro è un istituto di ricerca e di riflessione e quindi è particolarmente interessato a temi come quelli che voi oggi trattate qui. Noi abbiamo anche tra l'altro un dipartimento di diritto nella nostra università. C'è stato un momento circa un quarto di secolo fa in cui eh, si era diffusa nel mondo politico, economico, ma anche in quello culturale e accademico l'idea che i sistemi democratici e le economie aperte di mercato fossero destinati ad imporsi in maniera meccanica e deterministica senza particolari sforzi, che quindi le democrazie non avevano bisogno che di una piccola manutenzione per potersi automaticamente espandere ed approfondire. La realtà si è incaricata di dimostrarci che non è così e oggi c'è un ampio filone di studi sulla necessità di ridefinire alcuni concetti come quello di libertà, di sicurezza, di eguaglianza e di solidarietà. Come ha appena ricordato eh, il rettore Dei, L'Unione Europea non è soltanto un progetto politico-economico ma è anche una comunità di diritto e intorno al tema della legalità sicuramente è necessario approfondire le riflessioni. Molti studiosi ritengono che tra i progressi realizzati nel processo di integrazione europea un ruolo fondamentale sia stato svolto proprio dalla Corte di Giustizia e dalla sua giurisprudenza nel far evolvere un certo numero di concetti e di nozioni. E oggi sicuramente il tema della certezza del diritto si pone in termini diversi rispetto al passato, perché la certezza del diritto dipende anche dalla rapidità e dalla effettività del modo in cui il diritto viene pronunciato ed applicato. E quindi il tema delle alternative resolution disputes è da tempo sul tavolo delle istituzioni europee e occasioni come quelle che voi oggi animate di confronto e di riflessione su questi temi di fondamentale importanza per il funzionamento dei nostri sistemi nazionali e sovranazionali eh, economici, politici e giuridici, sono sicuramente un contributo importante sul quale anche noi come istituto universitario europeo intendiamo riflettere. Quindi buon lavoro e ancora grazie per l'invito. Buongiorno, io sono Sebastiano Faro e prendo la parola per portare i saluti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare dell'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica che ho l'onore di dirigere. Eh, L'Istituto, ormai dall'inizio degli anni Settanta, si occupa dei rapporti fra diritto e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È un ambiente di ricerca multidisciplinare ehm, in cui lavorano insieme ricercatori con formazione sia in campo giuridico sia in campo appunto, informatico. Come proprio il CNR, il nostro istituto svolge attività di ricerca applicata, attività di ricerca volta quindi non solo alla riflessione teorica ma anche allo studio, progettazione e realizzazione di strumenti informatici a supporto dell'attività dei giuristi. Sono ormai alcuni anni che l'Istituto dedica la propria attenzione anche a temi eh, di ricerca legati all'accesso alla giustizia, in particolare nell'ambito dei progetti europei cosiddetti di giustizia elettronica, di justice, in prospettiva soprattutto transnazionale, di rapporti transnazionali fra le giurisdizioni. Sono questi nostri interessi che ci hanno indotto a sostenere con convinzione l'organizzazione di questo evento e di questa conferenza. I dati, le riflessioni che verranno raccolte in questa conferenza insieme a tutte le altre che fanno parte della serie della Global Pound Conference saranno per noi preziosissimi per lo svolgimento delle nostre attività di ricerca. Eh, auguro quindi a tutti noi oggi un fruttuoso lavoro. Grazie. Buongiorno, sono Gaetano Viciconte, componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze e porto il saluto a nome del Presidente e di tutti i consiglieri dell'Ordine. Oggi eh, qui a Firenze eh, vi è questo evento importantissimo che fa parte di un progetto che mira a migliorare le regole dell'accesso alla giustizia e lo fa utilizzando un format nuovo. Che sicuramente arricchirà eh, il dibattito sulle ADR. Sulle ADR l'Ordine degli Avvocati di Firenze è molto impegnato da sempre. Noi qui possiamo vantare due esperienze molto felici: eh, la prima, quella della Camera arbitrale di Firenze, istituita con la Camera di Commercio, con l'Ordine dei Commercialisti e con il Consiglio distrettuale dei Notari e l'altra esperienza è quella dell'organismo di conciliazione di Firenze che è eh, istituito anche questo con eh, l'ordine dei commercialisti e il consiglio distrettuale dei notai organismo di conciliazione di Firenze che svolge un lavoro con grande efficacia e con grande determinazione e può contare di eh, numeri molto importanti che ne dimostrano l'efficacia perché solo nel 2016 sono state eh, depositate ben 2.475 procedure di mediazione. Quindi è uno strumento molto utile proprio nello spirito della eh, definizione alternativa delle controversie. Naturalmente la vera, stipula, la vera eh, sfida dell'ADR del, del è quella di garantire l'effettività e l'adeguatezza della tutela. E eh, lo ricordava prima il rettore della nostra università, fondamentale nella, nella, nel nostro ordinamento è il rispetto del principio di effettività della tutela. Effettività, principio di effettività della tutela, lo voglio ricordare nell'ambito di un evento che ho letto, si chiuderà poi con una ultima conferenza a Londra principio di effettività della tutela che eh, vede proprio eh, la disciplina, la normativa fondamentale dell'Unione Europea schierata nell'enunciazione di principi importantissimi. L'articolo 81 del Trattato di Lisbona che ci dice che l'effettività della tutela dei diritti dipende sostanzialmente dall'efficacia degli strumenti di tutela. E oggi proprio intorno a questo principio di effettività di garanzia dell'accesso, di efficacia degli strumenti, dobbiamo tutti riflettere e forse anche, eh, visto che tutto l'evento si chiuderà a Londra, confortati anche dal recente risultato elettorale inglese, in una prospettiva di maggiore adesione ai principi europei a cui facevo riferimento. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Io sono Leonardo Focardi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. Io non posso altro che ringraziare, veramente essere eh, felice di questa scelta che è stata fatta di eh, mh, far svolgere appunto queste due giornate di conference eh, a Firenze, eh, in quanto eh, mh, lo ritengo veramente un momento importantissimo per la nostra categoria, per la categoria che rappresento, eh, essere al centro eh, di questi studi importantissimi, di questi momenti di approfondimento a livello internazionale che spero possano portare e eh, aggiungere qualcosa di molto importante a tutti noi che facciamo parte appunto di questa categoria dei commercialisti che ci vede devo dire insieme chiaramente a tutta la parte eh, che eh, della giustizia ordinaria, ma anche appunto delle altre categorie professionali, avvocati e notai, in prima linea a cercare di eh, eh, far raggiungere quel risultato di fluidità della giustizia che tutti noi, io penso, come cittadini auspichiamo. Eh, mh, io ritengo che eh, questo momento proprio di eh, condivisione eh, di studio, di analisi, di approfondimenti che eh, queste conferenze. Eh, tendono appunto a raggiungere come obiettivo, sia fondamentale. Infatti la nostra categoria subito eh, si è vista eh, interessata appunto a questo coinvolgimento. Eh, sapete benissimo che le, tutte le professioni oramai devono obbligatoriamente svolgere una quantità appunto di, di ore di formazione appunto per accrescere eh, il proprio appunto bagaglio culturale. E molte di queste appunto, eh, cerchiamo appunto, di svolgerle proprio in questo campo della mediazione. Per questo anche l'evento di oggi e quello di ieri sono accreditati appunto, anche dal nostro ordine professionale. Io ritengo che eh, comunque eh, questa condivisione, questa conciliazione parta anche proprio da uh, un'esperienza molto bella qua a Firenze che è stata già appunto uh, uh, detta dall'Avvocato Viciconte, uh, che è quella anche di OCF. OCF è un'organizzazione che vede conciliare uh, le tre, uh, i tre appunto uh, uh, professionisti che sono, come dicevo, in prima linea. Avvocati, commercialisti e notai, in un'armonia e veramente in un'organizzazione efficiente che è da prendere ad esempio e lo è effettivamente preso ad esempio a livello di tutto il territorio nazionale. I numeri li ha già citati, appunto, l'avvocato Viciconte. Ma mi preme tantissimo far capire che se c'è la volontà di cambiare culturalmente appunto, anche il mondo della giustizia deve partire proprio anche da questo, da una condivisione di intenti di tre categorie importanti che appunto, possono svolgere veramente un risultato importante, possono raggiungere un obiettivo importante e migliorare appunto, e aiutare appunto, la giustizia ordinaria eh, nel proprio compito. Quindi io non posso altro che augurare a tutti buon lavoro e veramente felicitazioni a tutti per quanto riguarda eh, l'organizzazione di questi splendidi eventi. Grazie. Buongiorno, mi all'ottavo buongiorno, eh, Leonardo Bassilichi, Camera di Commercio. Bah, eh, io ringrazio tutti quelli, avendo già detto tutto aggiungo solo qualcosa, mi devo ringraziare di aver anche fatto riferimento che Camera di Commercio sta facendo di tutto. Per intervenire in questi ambiti. Ma c'è un perché, ma è abbastanza ovvio e banale. Eh, noi abbiamo 133.000 imprese in questo territorio. Penso che comunque il tema che dico è un tema generale, nazionale e va oltre confine. E oggi lo dimostra direi un tema mondiale. La, abbiamo, e dobbiamo, abbiamo un mestiere: aiutarle a sviluppare l'economia, aiutarle a crescere. Solo questo. Facciamo solo questo. Come? Abbiamo capito una banalità, la sappiamo tutti. La giustizia. La giustizia di oggi, per le complessità con cui si è venuta a trovare, è un freno all'economia e quindi noi dobbiamo aiutare assolutamente la giustizia a migliorarsi. Quindi è la prima nostra priorità. Prima si aiuta la giustizia a migliorarsi e prima forse un, qualche indice, punto di economia si riesce a recuperare. In quest'ambito, e ringrazio tutti i colleghi partner che oggi hanno già sintetizzato tutto, eh, noi stiamo facendo di tutto, ma oggi non si parla della Camera di Commercio, ma vi posso dire che con il Tribunale stiamo facendo un sacco di iniziative per aiutarci, per aiutarci e per aiutarli a crescere e svilupparsi e migliorare anche la quotidianità. Ma dall'altra parte la mediazione è stato uno dei campi di azione su cui abbiamo lavorato e ci inorgoglisce aver fatto il primo centro di mediazione internazionale. E devo dire che quando sento dire che è uno dei pochi enti pubblici che l'ha fatto a livello europeo, se non oltre. Insomma, per certi versi ci fa piacere perché siamo a Firenze, si portano un po' di imprese a Firenze a interloquire con dei grandissimi professionisti in un contesto, devo dire, che ci aiuta. Ma dall'altra un po' mi spiace perché penso quanto potrebbe essere fatto per migliorare questi, attraverso questi strumenti. Quindi io cerco di stimolare anche attraverso una platea mondiale come quella di oggi, e vi ringrazio di essere qua, affinché tutti gli stakeholder possano fare un qualcosa per contribuire, perché qui non si risolve tutto. Mi auguro che a Londra sarà stato, saranno miracoli. Io mi auguro che la, non la Londra di stanotte, ma la Londra che sarà, porterà miracoli a luglio. Però presuppongo che dovremmo tutti contribuire molto perché si possa ognuno nel proprio pezzettino cercare di contribuire a crescere. Quindi, io stimolo e vi chiedo: aiutiamoci tutti a far capire anche agli altri stakeholder di poter contribuire in tanti piccoli ingranaggi, forse così possiamo fare qualcosa. In ultimo, devo ringraziare personalmente Michael che seguirà finiti saluti parlerà al di là di essere il CER di queste iniziative ma per me è tutto, uno sponsor, uno sponsor personale mi ha aiutato, ci ha fatto crescere, ci stimola e ci, ci fa uscire dal guscio provinciale, scusate perché anche noi dobbiamo crescere anche noi siamo una piccola città che sta affacciandosi con qualche iniziativa internazionale e dobbiamo sempre più venire fuori è vero, i nostri avi, l'internazionale ce l'avevano nel sangue, hanno costruito un bel pezzo del mondo ma oggi noi forse abbiamo perso qualcosa e devo dire con queste iniziative forse piano piano qualcosa di comunque quindi grazie Michael e devo ringraziare i colleghi della Camera di Commercio scusate se lo faccio così in maniera eh, ma per me eh, sono quelli che stanno dando il cuore stanno dando la passione stanno costruendo queste iniziative non si vedono mai vi posso garantire che ci sono e sono quelli che vengono martoriati sul fatto che le Camere di Commercio non servano a niente e noi abbiamo riposizionato una Camera di Commercio, scusate se lo dico in questo contesto molto intimo, da essere la Camera di Commercio che faceva le manifestazioni, che veniva criticate, che faceva, si dice in Italia, le fiere delle castagne, in un contesto completamente diverso. Quindi grazie, grazie a loro. Uh, good morning, everyone. Uh, my name is Abby Rupp. I'm the U.S. Consul General uh, at our U.S. Consulate here in Florence. On behalf of the U.S. mission to Italy, uh, it's a great pleasure to be here and to uh, thank the organizers for putting together something that really focuses on a priority for us uh, as. The US mission here and as the US government. And that is finding ways to improve transparency and to resolve disputes uh, in a more efficient way. Uh, moving cases more quickly through the courts uh, makes it easier for people to pay their bills. Uh, it improves the, uh, the visibility uh, of the judicial system. And as Leonardo just said, uh, it allows companies to increase their business and it encourages companies from outside of italy, including, of course, american companies, uh, to take advantage of all of the business opportunities that italy has to offer. so we are very much uh, in favor of increasing uh, alternative dispute resolution, and uh, we are happy to support, however we can. Uh, in the past, we have uh, sponsored uh, trips for italian judges, um, prosecutors, attorneys to go to the u.s. Uh, we've also uh, worked with students and law students here in Italy uh, to learn more about the dispute resolution. Um, but I'm not here to present some sort of uh, easy solution or final answer, not least because I'm not an attorney. Uh, I just play one uh, every once in a while from the consulate. Um, we're here to assist and to uh, support the dialogue that is the most important part of this conference. And I think one other uh, takeaway for us is also that something like dispute resolution requires not just a change in procedures and not just a commitment that we've seen certainly from the Florence Court in making this happen, but also a change in how we think about the legal process, a change in how attorneys think about how they serve their clients and whether serving the clients by filing a court case is really serving their best interests. So, how, how can we have better communication to make sure that the clients, the legal experts, and the courts are working together, um, and that, that's why it's, it's actually kind of uh, appropriate to have a conference like this on a stage, uh, because in some ways the, the practice of law is also a performance. It requires commitment. It requires preparation and expertise, but most of all, it requires communication. So. Uh, I wish you a productive conference and best of luck. Bonavoro. So if I could thank very much our panelists and for our hosts for this morning uh, and invite you back to your seats at the stage. Um, thank you very